Monia Baccaille e Massimo Barbolini. Sono questi i vincitori della 17ª edizione del premio Nestore, che si è tenuto a Marciano, al Teatro Concordia, per premiare atleti, società e dirigenti sportivi che si sono distinti nella propria attività a livello regionale, nazionale ed internazionale. Essere qui al premio Nestore è sempre un piacere, sono qua per la terza volta e quest'anno con un risultato notevole. Comunque sia il campionato italiano su strada è uno dei massimi obiettivi di qualsiasi atleta, vincerlo a livello professionistico sono riuscita e grazie alla mia terra e grazie a tutti i tifosi. Ho allenato per 10 anni a Perugia, continuo a vivere in Umbria, per cui avere un riconoscimento così importante, una manifestazione così importante che annualmente si tiene in questa bellissima cittadina, è per me un grandissimo, visto anche il significato di questa manifestazione, è un grandissimo piacere. Che cosa vuol dire per il movimento sportivo regionale questo premio e che cosa vuol dire per il CONI Umbria? Un giusto riguardo a tutti gli atleti, dirigenti tecnici che ormai da tanti anni si fa qui a Marciano, un premio importante dove il CONI non può mancare. Una grande serata di sport che noi salutiamo con grande forza. Ad organizzare la kermesse, i cui proventi saranno devoluti in favore delle scuole terremotate di Spine San Biagio, l'associazione Premio Nestore, presieduta dopo 10 anni di presidenza Bertini, dall'assessore allo sport del comune di Marciano, Luigi Anniboletti. Come è stato passare il testimone della presidenza di questa associazione e dell'organizzazione di questo premio? Nessun problema, io ho trovato il premio, ho fatto il presidente per 10 anni insieme a un comitato che ha lavorato, ora c'è un altro gruppo e va bene perché deve andare avanti, credo che sia un evento ancora il più importante della nostra regione, per cui c'è un motivo di grande soddisfazione questa sera essere ospite a questa kermesse molto importante per l'Umbria. Quest'anno in particolare cadevano i 50 anni dalla morte del campionissimo Fausto Coppi e quindi abbiamo pensato di invitare per raccontare un po' la vicenda umana del campionissimo il figlio Fausto Coppi e naturalmente quando si parla di ciclismo non si può non invitare il grandissimo giornalista sportivo Beppe Conti, insomma insieme a loro ripercorreremo un po' la vicenda umana e sportiva del campionissimo. Cosa si prova da giornalista sportivo a ricevere il premio intitolato a Sandro Ciotti? È un grosso onore per me ricevere il premio dedicato a Sandro Ciotti perché io ho cominciato a scrivere nel 76-77 di ciclismo e in una delle mie prime trasferte in Belgio ero con Sandro Ciotti, eravamo al seguito del Napoli per Anderlecht Napoli di calcio a Bruxelles, mentre c'era anche il Giro delle Fiandre, la Parigi-Roubaix, quindi avevo unito il ciclismo e il calcio, ho conosciuto Sandro Ciotti, per me era un dio quell'epoca, no? Io avevo 26 anni, quindi adesso a distanza di tanto tempo venire qui a ricevere un premio alla sua memoria per me è una grossa emozione. Vincitrice del premio riservato alle realtà sportive del territorio marcianese è stata infine la società calcistica SD Villa Biagio che grazie alle 2 promozioni recentemente conseguite ha avuto la meglio sull'altra società calcistica in concorso, la SD Schiavo, e sul settore giovanile della pallavolo Media Umbria. L'ultimo premio della serata è andato però proprio all'associazione Premio Nestore che da oltre 10 anni collabora con le federazioni sportive del territorio Umbro e che è stata insignita da Mario Provvidenza, presidente del Panathlon Club International di Perugia, di uno speciale riconoscimento per la divulgazione di alti valori sociali attraverso la promozione dell'attività sportiva.